Dunque, agonia terminata, è stata la fine di un percorso senza reali ambizioni, era solo questione di tempo. La Rosa non è stata mai competitiva per le primissime posizioni di classifica. Nel primo turno eliminatorio playoff il Pescara aveva stentato e non poco anche col Pontedera. Cascione non sarà confermato. Il sesto posto rispecchia più o meno i valori dell'organico. Certo, il girone di ritorno è stato largamente insufficiente, appena 23 punti in 19 gare e tanti gol incassati. In totale 60 in 40 partite, playoff compresi. In generale troppe sconfitte all'Adriatico, ben 7 se consideriamo anche l'ultima partita contro la Juventus Next Gen. Per i biancazzurri il prossimo sarà il quarto campionato consecutivo di Serie C, mai accaduto negli ultimi 50 anni, precisamente dal 1973-74, quando il Pescara di Tom Rosati riuscì nell'impresa di compiere il salto dalla D alla B in appena 2 stagioni. Poi il Delfino retrocesso in C al termine del campionato 81-82, risalita immediata sempre con Tom Rosati in panchina nella stagione 82-83. Nuovamente in terza serie a fine torneo di B edizione 2000-2001. In quel caso servirono 2 anni per tornare nel campionato cadetto, allenatore Ivo Iaconi, attraverso gli spareggi con San Benedettese e Martina Franca. Altra retrocessione in C nel 2007, 3 stagioni più tardi, 2009-2010, il ritorno nel torneo cadetto con Di Francesco in panchina, sempre attraverso i playoff, battendo prima la Reggiana e poi il Verona in una doppia finale indimenticabile. Dopo 2 promozioni in A e una semifinale playoff nel 2019, al termine della stagione 2020-21 il Pescara retrocede di nuovo in C. Negli ultimi 3 anni il Delfino non ha mai lottato per il vertice, classificandosi al 5° posto nel 2022, al 3° lo scorso anno, semifinale playoff col Foggia, e al 6° posto nell'attuale stagione, in assoluto la peggiore.